Pietrasanta e Villeparisis si prendono di nuovo per mano, pronte a costruire un progetto Erasmus per favorire lo scambio interculturale tra i giovanissimi. È questo il risultato raggiunto dalla delegazione pietrasantina, guidata dal sindaco Massimo Mallegni, di ritorno dalla spedizione nella cittadina francese, in occasione dei 40 anni di gemellaggio tra le due città. A dare una nuova sterzata al gemellaggio sono stati il primo cittadino di Pietrasanta ed Hervé Touget, in occasione del vernissage della mostra fotografica dedicata all'Italia e a Pietrasanta, in corso all'interno del centro culturale Jacques Pervert nel cuore di Villeparisis. Questa è una città perfetta per i nostri giovani in età scolare per studiare la lingua e apprendere la cultura francese, ha dichiarato Mallegni all'inaugurazione. Lavoriamo per formare i cittadini dell'Europa di domani, perché il nostro futuro è e resta nell'Europa. Emozionante lo scambio di doni tra le due comunità, che ha rafforzato lo spirito di fratellanza e amicizia. C'è stato tempo anche per una visita alla Casa Museo di Balzac a Parigi, che ospita un altro pezzo di Pietrasanta e della sua lunga tradizione artigiana sparsa in tutto il mondo. Una scultura di bronzo di Carl-Jean Longet realizzata dalla fonderia Tesconi.